Gianni Colacione per Libere TV, 6 gennaio 2016. Oggi, insieme a Maria Laura Turco, radicale, commentiamo e documentiamo anche un'iniziativa nell'ambito dell'attenzione dei radicali alle carceri, un'iniziativa che si è svolta quest'oggi. Un gruppo, insieme a Maria Laura Turco, anche Franco Giacomelli, Fabrizio Fabi e Paolo Izzo, ha visitato il carcere di Rebibbia, la sezione femminile del carcere di Rebibbia di Roma. Sono visite previste dall'articolo 117 del regolamento penitenziario, quindi non visite ispettive. Ecco, da Maria Laura Turco ci facciamo dire un pochino come ha trovato questo carcere, diciamo, se ci sono delle carenze. Grazie a Liberi TV per l'interesse su questo argomento. Carcere di Rebibbia oggi. Allora, diciamo che la popolazione carceraria femminile costituisce il 4% di tutta la popolazione carceraria. Il carcere di Rebibbia, la sezione femminile, ha un asilo dove i bambini fino a 3 anni sono tenuti, diciamo, reclusi insieme alle mamme. Abbiamo visitato innanzitutto questo reparto e devo dire che è un reparto, insomma, abbastanza accogliente per quello che purtroppo è il significato della struttura. Le stanze sono abbastanza ampie, i bambini attualmente presenti sono soltanto 8, non ci sono sbarre alle finestre, anche perché nella sezione femminile c'è dalle 8 del mattino alle 20 di sera c'è possibilità di girare per ogni parte, insomma, della struttura. E questi bambini hanno anche un giardinetto, cioè, diciamo, ci hanno fatto vedere la stanza di questo asilo nido con i tavoli. Abbiamo conosciuto le due puericultrici, una che addirittura lavora da 32 anni, ha iniziato a lavorare da giovane presso questa struttura, e tuttora, insomma, è in servizio una signora giovane. E poi abbiamo visitato, insomma, gli altri reparti. Allora, la cosa che mi ha forse un po' più colpito rispetto, non so, al carcere di Regina Coeli, nel quale eravamo stati anche lo scorso anno a Natale, è tutte le attività che vengono poste in essere e quanto queste siano utili per le persone recluse. E allora c'è un'azienda agricola, un orto che fa parte di questa struttura, dove sono impiegate 20 signore, diciamo, che c'ha anche una macelleria perché c'è un allevamento di conigli, e poi c'è un altro esperimento che loro stanno facendo con un caseificio, c'è una cooperativa che ha messo a disposizione dei macchinari, li ha portati nell'istituto le recluse. Lavorano facendo con 200 litri di latte, 25 primosale e 15 ricotte, insomma, e questi prodotti poi vengono al momento venduti nell'istituto stesso, cioè è l'istituto stesso che li riacquista e che provvede al pagamento delle operaie, diciamo, però perché la cooperativa ha già messo, insomma, i fondi per l'acquisto dei macchinari, però se il progetto dovesse andare bene, questi prodotti saranno venduti anche all'esterno. Anche i prodotti dell'orto sono tutti prodotti di frutta e verdura biologica che vengono venduti all'esterno. Poi abbiamo visto, ci sono due laboratori di sartoria. Un laboratorio fa proprio parte dell'istituto, l'altro invece è organizzato da una cooperativa. Allora, noi abbiamo visitato quello della cooperativa e c'era una modella, diciamo, no? Una persona reclusa che stava indossando un abito da sposa perché gli era stato commissionato a questa cooperativa, e poi sono tutti i materiali, le stoffe sono riciclate, insomma, di tutti i materiali già utilizzati. E c'è una grande voglia di fare, infatti poi in ogni reparto c'era un presepio diverso, molto grandi, avendo appunto loro anche a disposizione l'orto, fatto con la paglia vera, con rami di alberi, arbusti vari. È grande, tipo 4-5 metri quadrati, e poi con le luci e tutti i particolari, molto curato, perché praticamente ci hanno raccontato che loro da settembre iniziano ad allestire il presepio.
E anche era tutto molto addobbato, no? Così come magari è un po' nello spirito femminile. E quindi c'erano palline, vetrate colorate con i disegni di Babbo Natale. E poi ecco, una scritta che ci ha colpito molto riguardava tutte le religioni, cioè il fatto di dire che tutte le religioni devono essere ammesse, non c'era questa discriminazione. Poi abbiamo visto delle bandiere della Francia A proposito di anche. questo, volevo interromperti un attimo. Le donne che avete visto, che insomma avete più o meno visto, non so se avete anche parlato con loro, erano italiane, provenienze No, molte varie? dei paesi dell'est, sì, c'erano molte persone di etnia rom e di nazionalità straniera, c'erano anche sicuramente rom italiani e poi c'erano molte, c'erano, no molte, una buona parte erano di persone nigeriane, comunque soprattutto paesi dell'est europeo e diciamo per un 50% forse la popolazione è italiana, per il resto è straniera. E niente, quindi stavo dicendo che poi tra le varie attività, vabbè, ovviamente ci sta la scrivana, la spesina, tutte queste cose che di solito, e poi loro hanno delle 4, no, 4 erano le persone occupate nella manutenzione del fabbricato, lo chiamano MOF. E ci hanno mostrato dei corridoi molto lunghi che sarebbero quei corridoi dove poi si celebrano i pranzi con quei pranzi di comunità, diciamo. E hanno provveduto a intonacare e a imbiancare tutte le pareti, però siccome è anche una cosa un po' costosa, le vernici sono una cosa un po' costosa, hanno in progetto di bandire, diciamo, un concorso, non so se l'hanno già bandito, hanno in progetto di bandirlo la direttrice, la dottoressa Ida Del Grosso, che mi pare che sia dal 98 che lavora presso questo istituto, prima come vice direttrice e ora come direttrice. Un concorso per i writers, e quindi per far coprire queste pareti, decorandole, insomma. E abbiamo visto anche tantissimi dipinti sui muri, che sono stati incorniciati con le cornici di legno sui muri, perché in questo istituto da anni c'è una sezione distaccata di un liceo artistico lì della zona, e c'è dal primo al quinto anno, cioè gli insegnanti del liceo artistico si recano presso questa scuola per impartire lezioni alle detenute, e sono 49 le detenute che frequentano il liceo artistico. Poi c'è un istituto agrario e sono 48 le persone che frequentano l'istituto agrario. Poi c'è anche l'istituto agrario dal primo al quinto anno, e poi da quest'anno c'è no, sto sbagliando, c'è un istituto tecnico industriale che è dal primo al quinto anno. Questo qui è il primo anno, che invece c'è l'istituto agrario, ecco, sì, m'ero segnata questa cosa, perché questo istituto agrario c'è anche un agronomo che fa dei corsi anche alle persone che frequentano, e soprattutto sull'HACCP, cioè sulle leggi per la sicurezza degli alimenti, no? Soprattutto su questo, perché poi appunto dicevamo che c'è questo caseificio, e quindi vabbè, insomma, si occupano di un po' di. Ah, ecco, poi un'altra cosa importante. Che magari serve anche di far sapere, perché può essere utile per le persone usufruirne. C'è un canile che è organizzato all'interno del carcere, e dove si possono portare le persone del circondario, insomma, chi ne ha bisogno può portare il proprio cane a pensione, e praticamente ci sono due volontarie che accudiscono gli animali durante il periodo di assenza dei padroni. E sono volontarie perché non c'è una tariffa, loro chiedono un contributo volontario di portare il cibo per l'animale, e poi un contributo volontario che ovviamente va per l'istituto, insomma per le detenute proprio, se lo dividono tra di loro. E quindi questa qui è una cosa che è molto utile a chi è a Roma, magari l'estate vuole andare in vacanza, loro che devono stare là, non si possono muovere. E possono perlomeno occuparsi di badare agli animali, insomma, si instaura anche il rapporto, no, con gli animali. Senti L'utilità Maria di Laura, queste una persone. cosa importante che mi sembra anche da far sapere, siccome tu hai una certa esperienza di queste visite, perché sei stata in visita anche a Regina Coeli, è un paragone tra i due, un No, non confronto. c'è paragone. Guarda, la cosa comune
che come gli hanno detto, cioè, ci sono in visita i radicali, loro Pannella, cioè, c'è questo amore incondizionato verso Marco Pannella, per cui subito loro, ah sì, l'abbiamo visto perché è stato qui a Natale, a Capodanno, è stato qui con noi, l'abbiamo visto in televisione, perché in realtà Marco Pannella, Rita Bernardini, Chiara Di Valvonesi e Isio Maureddu, e chi sto Paolo dimenticando? Di Folco, Chi? Paola no. Paolo Di Folco forse. Di Folco, sì, bravissimo. Sono stati, hanno festeggiato il 31 dicembre l'arrivo del nuovo anno a Rebibbia, però sezione maschile. E quindi loro contentissime di questa cosa, poi non tutte lo conoscevano e quindi abbiamo sollecitato, no, di sentire Radio Carcere, di sentire Riccardo Arena, mandare le lettere, eccetera. Ma molte già la conoscevano la trasmissione, la maggior parte. Quindi, tranne questo, diciamo che le condizioni sono completamente diverse, per esempio, a parte perché si tratta di uomini e qui di donne, quindi molto meno aggressive, molto, insomma, è un tipo di reati anche diverso quello che viene commesso da uomini e da donne, no? In massima parte era traffico di droga per quanto riguarda le donne, certo, insomma, ci sono anche associazioni di tipo mafioso, perché sappiamo bene che, insomma, col fatto che tutti gli uomini adesso, bene o male, sono dentro, adesso le donne si stanno industriando per questa cosa. E, diciamo, quindi tipo di reato diverso, tipo di personalità diverso, e anche il numero, la popolazione carceraria, il tipo di istituto dove lo spazio era ampio. Allora, la cosa che si può notare è che qui c'è più viva speranza, insomma, cioè si vive in modo più umano. E poi Regina Coeli aveva dei reparti, cioè proprio per interventi chirurgici, insomma, ci sono quei reparti specializzati in questo. E poi questo qui è di lunga detenzione, là invece no, sono reati di minore gravità e soprattutto anche in attesa di giudizio. Questo qui è diciamo, vabbè, a seconda dei reparti, però. È una cosa diversa, insomma, non c'è. E quindi niente, diciamo, l'impressione è stata buona, c'è sovraffollamento carcerario perché ci sono 37 unità in più, però rispetto ai parametri della Corte europea sembrerebbe che sono rispettati i 6 metri e mezzo per le celle singole, che in realtà non abbiamo visto neanche una cella singola, per le celle con più detenuti 4 metri. Di spazio e tolti insomma gli arredamenti e i 2,5 metri di altezza ci sono ampiamente e la distanza del muro da 2 metri pure perlomeno per le celle che abbiamo visitato. Devo dire che siccome soprattutto nei reparti dove c'è lunga permanenza, insomma dove ormai sono sentenze passate in giudicato, c'è molta pulizia, molto ordine, perché loro sanno che non sono di transito, sanno che quella è il posto dove abitano, diciamo. E quindi lo tengono bene, ma devo pure dire che in cella non ci passano gran parte della giornata perché, come ripeto, dalle 8 del mattino alle 20 loro sono libere di girare soltanto se devono spostarsi presso un altro complesso, sempre all'interno dell'istituto, dicono guarda, vado lì per questo motivo. Poi il fatto stesso che ci sia l'azienda agricola, anche se ci lavorano soltanto in 20, però insomma. Si respira, ecco, è un'atmosfera completamente diversa. L'altro è un carcere vecchio, pieno di umidità, muri scrostati, bagni ridotti, cioè veramente invivibile. Adesso so che dovevano fare dei lavori di ristrutturazione che li hanno fatti nel corso dell'anno, quindi spero che le condizioni igieniche e di vita siano migliorate. Però insomma è tutt'altro, questa qui è una struttura nuova, spazi sono ampi. Rilaro, sappiamo che tu sei una maratoneta, un atleta, quindi io sono un appassionato, come tutti quanti sanno, di corse e maratone e quindi so che oggi c'è un appuntamento importante per tutti i maratoneti, per tutti noi maratoneti, che è il primo appuntamento dell'anno con la Corri per la Befana, magari importante, che si svolge a Roma. Ecco, però tu non c'eri. Non c'ero, no, non c'ero, però ho chiesto, siccome mi ero informata su questa cosa, ho chiesto alla direttrice che mi ha detto che anche all'interno del carcere di Rebibbia si corre. E in particolare, no, è veramente. Perché lo spazio è talmente ampio e le ragazze fanno 2 o 3 volte l'anno, organizzano delle gare, vengono anche dall'esterno a correre
e ci si allena anche per le maratone, questo qui è così. C'è poi un campo di pallavolo regolamentare dove si svolgono degli incontri, vengono squadre dall'esterno e ci sono le ragazze appunto che giocano. E ci sono molte attività sportive, insomma, che sono. E, voglio dire anche un'altra cosa, che forse proprio perché sono allenate, e le ragazze hanno fatto anche le signore, insomma, quest'altra iniziativa, Fashion dietro le sbarre. E, vale a dire, c'è stata una. Adesso non mi ricordo chi è che ha organizzato questa cosa, c'era stata sempre una cooperativa, insomma, qualcuno, che. No, erano due fotografi. Che hanno tratto delle fotografie delle donne che sfilavano per farne un calendario, infatti è stato esposto anche a Piazzale Clodio, 41 pannelli, no? E di foto appunto sulla moda, su vestiti che indossavano queste signore detenute, e hanno fatto il calendario delle detenute, i proventi appunto saranno poi devoluti al carcere. Va bene, allora ringraziamo Maria Laura Turco e ovviamente ringraziamo tutto il Movimento Radicale che e l'attenzione che per noi l'attenzione. Noi ringraziamo Liberi TV. Ok, dopo i ringraziamenti reciproci, a presto su Liberi TV.